Amici di Calcio Pazzo, benvenuti a questa nuova puntata di Top Flop, dove analizzeremo con i nostri amici YouTubers la terza giornata del massimo campionato di Serie A. E questa volta la Fatal Verona non è fatale al Milan, che storicamente sappiamo, insomma, ci ha perso bei scudetti a Verona. Torna al gol il pistolero Piontek, anche se soltanto su calcio di rigore. Il gioco di Giampaolo ancora non è entrato proprio nei giusti meccanismi. E chi ce lo racconta? Una new entry, ragazzi, è con noi su Calcio Pazzo il grande Daniele Brogna. Ciao ragazzi, ciao Andrea, ciao a tutti gli amici di Calcio Pazzo, sono Daniele Brogna, tifo Milan e sono qui a fare non la top e flop di Verona Milan, tutti vi aspettate quella, ma faccio la flop e la un po' meno flop. Questo perché trovare un top nel Milan, ora come ora, è davvero difficile. Tra i meno flop ci metto Gigio Donnarumma e i due difensori centrali perché comunque. Non abbiamo subito gol, sono stati abbastanza puliti, tranne una piccola sbavatura nel primo tempo che ci stava costando carissimo. Quindi, veramente, salvo solo il trio difensivo centrale. Per quanto riguarda i flop, ragazzi, fate voi, c'è veramente l'imbarazzo della scelta. Io forse, considerando in generale il potenziale del giocatore rispetto a quello che può far vedere in campo, ci metterei Calhanoglu, perché è veramente, secondo me, un piccolo campioncino inespresso, però capite che passa un mese, passano 2 mesi, passa un anno, passa 2 anni, alla fine ne abbiamo anche un po' le palle piene, non so perché ho fatto questo gesto, che non significa avere le palle piene, però insomma da oggi significherà avere le palle piene, e capite che Calhanoglu, insomma, abbiamo un po' le palle piene di lui, perché non sempre lì che vuol fare, poi per carità, ieri ha procurato il calcio di rigore, era stato determinante anche sul 2-0, anche se poi è stato giustamente annullato, quindi forse non è stato neanche il più flop di tutti, però appunto considerando nel totale il potenziale del giocatore, se poi giochi in quel modo un po' insipido, merita di stare tra i flop di Brogna. Fatemi sapere con un commento se siete d'accordo o se siete in disaccordo. Ciao e buona continuazione di video. Ho come la vaga sensazione che Papyrus non sia per niente contento, ancora non ho visto il video, ma ho sta sensazione a naso. E come potrebbe essere differentemente, visto che comunque il Parma naufraga in casa 3-1 contro il Cagliari. Ciao amici di Calcio Pazzo, un saluto da Papyrus. Top e flop del Parma contro il Cagliari. Sicuramente top mi viene da dire Kulusevski, mi è piaciuto tantissimo, ma nota di merito anche a Darmian, estrema partita da calciatore sontuoso, quale un giocatore di altra categoria. Però Kulusevski tanta roba, mi è piaciuto un sacco. Nota di demerito, flop incredibile per Gaiolo, sua la colpa di tutti e 3 i gol del Cagliari, a me non è piaciuto per niente. Voto zero praticamente per Gaiolo. Saluto a tutti quanti gli amici di Calcio Pazzo. Ma secondo voi, Alfreds, si è ripreso un pochino? Perché mi fa, guarda, un attimo che mi riprendo, io ho scritto a fine partita, 5 minuti e ti mando il video, sono passate 5 ore. Per cui secondo me lui ancora sta rimuginando, un pochino immobile, li aveva fatti sperare, e Petagna e Kurtic invece, ta, qua, dietro al collo. Sentiamo cosa ci dice Top e Flop di Spal Lazio, detta anche Spallazio. Mi tocca fare, non soltanto ho dovuto sbroccare sul mio canale, ma mo pure qua mi tocca ri ripensare sta partita. Ciao ragazzi, sono Alfreds, ciao a Calcio Pazzo per avermi ospitato un'altra volta, top e flop di Spallazio 2-1. Mannaggia, mannaggia. Flop, Immobile e Lulic, tutte e due schifo hanno fatto, eh? Pure se Immobile ha segnato su rigore, schifo. Il top, ragazzi, cioè uno ci si deve proprio mettere a cercarlo, praticamente a vangare, nonostante poi il primo tempo non avesse giocato male. E quindi dico due nomi: Luis Alberto, anche se poi nel secondo tempo è sparito, e Caicedo, che non ha potuto fare meglio perché poi è stato sostituito. Quindi questi sono i miei top. Ma oggi, ragazzi, Lulic abominevole, Immobile peggio. E adesso tutti mi danno contro quando dico Immobile fa male, ma più passa il tempo, più ve ne rendete conto anche voi, probabilmente. Lo spero almeno. Niente, un saluto amici di Calcio Pazzo da Alfreds, al prossimo appuntamento sperando sia un po' più felice. E questa Juventus fatica ancora un po' a trovare la quadratura del cerchio, forse aveva la testa magari sicuramente all'impegno importante dei Champions. Ci racconta il top e flop di Fiorentina Juventus, lato Juventus, Dani Orgoglio Gobbo.
Ciao calcio pazzo, allora ci siamo un po' rimbambiti, questa sosta ci ha fatto più male che bene, ma era prevedibile. Allora, partiamo dal peggiore. Dubbio Bernardeschi, che a me fa veramente schifo come giocatore, nel senso che purtroppo ha grandi limiti, però il peggiore in campo io lo darei a Danilo, perché soprattutto nel primo tempo ha chiuso male, malissimo, ha fatto veramente delle diagonali vergognose e ha rischiato un paio di volte di farci prendere gol. Il migliore in campo invece, o il meno peggio, diciamo l'unico che prende la sufficienza per me, è l'altro terzino, Alexandro, che in questo inizio di stagione sta veramente facendo molto bene e speriamo continui così. Detto questo, calcio pazzo, un saluto a te e a tutti i tuoi iscritti, fino alla fine, forza Juventus. E spostandoci invece nell'altra sponda, dal punto di vista della Fiorentina, che sicuramente a mio umile avviso ha giocato meglio, avrebbe meritato qualcosa di più, ce lo racconta Leo Firenze. Amici di Calcio Pazzo, un saluto da Leo Firenze. Appena terminata Fiorentina-Juventus, sul risultato di 0-0, una Fiorentina bella, veramente molto bella, che ha dominato in lungo e largo, però purtroppo senza l'attacco diventa un problema. Non si segna, la Fiorentina non segna, infatti. E top e flop di quest'oggi, beh, continua a stupirmi e a stupire Castrovilli, giocatore vero, di questo. Questo è un giocatore vero. Quindi Castrovilli, bravo, bravo. Mi è piaciuto anche Frank Ribéry, che davvero oggi ha fatto la sua prima partita da titolare, veramente molto bravo. Oggettivamente, io non riesco a dare un flop quest'oggi, se non magari a Montella, che ha fatto dei cambi un po' inspiegabili, ad esempio quello di Quezzella, che poi non si è capito se avesse un problema fisico o meno, però insomma, togliere a 10 minuti alla fine una partita così delicata il capitano, un giocatore importante come Pezzella, per me Ceccherini, infatti, ha fatto la frittata. Manca poco, Higuain fa rete, insomma. Poteva fare sicuramente una gestione migliore dei cambi, quindi top e flop, eccoli qua. I top, lo ribadisco, quindi sono Castrovilli e Ribéry. Il flop è Vincenzo Montella. Un saluto a tutti da Leo Firenze. Questa Inter che va a vele spiegate con la giusta concentrazione, con la giusta cattiveria e con un Sensi superstar ci racconta top e flop Kartal Kurba Nord. Ciao a tutti amici di Calcio Pazzo! Allora, si riparte con la nuova stagione. Intanto grazie Andrea. Iscrivetevi al canale di Andrea, appunto ragazzi, forza livello 10.000, forza! Allora, migliore in campo è inevitabile Stefano Sensi. Il peggiore, raga, non è proprio il peggiore peggiore, è quello che ha giocato un pochettino male. Direi Lukaku purtroppo, a malincuore, però è Lukaku. Un abbraccio a tutti ragazzi dal vostro Kartal Kurva Nord e grazie ancora, Andrea. Si pensava che il Cagliari potesse andare in difficoltà anche grazie all'assenza del suo uomo simbolo che è Raja Nainggolan. Invece, il Cagliari sbanca Parma e sale in cattedra l'uomo che non ti aspetti, Cepitelli. Sentiamo cosa ne pensa Andrea Mereu, top e flop di Parma-Cagliari. Ciao Andrea, un saluto da Andrea Mereu, operativi come sempre. Un saluto a te e a tutti gli iscritti di Calcio Pazzo. Siamo tornati con questo nuovo video per i top e flop di Parma-Cagliari, sponda chiaramente rosso-blu per quanto riguarda il mio amato Casteddu. Vittoria per il Cagliari, vittoria per 3-1, vittoria in trasferta, è la prima vittoria in questa stagione, quindi i primi 3 punti e dunque sono veramente molto molto contento. Bando alle ciance, top! Allora, indubbiamente menzione per Luca Cepitelli, il capitano, autore ieri di una doppietta, addirittura una doppietta, non si è accontentato di un solo gol, ma addirittura ne ha fatti due. Prima doppietta in Serie A per Luca Cepitelli, che oltre ai due gol è stato comunque protagonista di un'ottima prestazione in fase difensiva. Un altro migliore in campo indubbiamente è stato Nandez, Nathan Nandez, l'uruguaiano, veramente un leone lì in mezzo al campo, corre, contrasta, è bravo tecnicamente, ci mette veramente una grande garra tipica degli uruguaiani, quindi veramente top. Questo top quest'estate appunto da parte del Cagliari con l'ex Boca Juniors. E un altro top secondo me è stato anche Olsen, Robin Olsen, il portiere rossoblu, che nel secondo tempo specialmente è stato protagonista di ottimi interventi che hanno difeso il risultato. Riguardo ai flop, non c'è stato un vero e proprio flop, dico la verità. Se devo comunque trovare qualcuno da cui mi aspetto qualcosa in più, dico Luca Pellegrini, che sinceramente ho visto meno brillante rispetto al Luca Pellegrini che solitamente siamo abituati a vedere. Si è fatto vedere poco
in fase offensiva, qualche sbavatura in fase difensiva, specialmente nella ripresa. Quindi diciamo che la sua è una prestazione da 6, però mi aspetto molto di più da lui. Detto questo, io Andrea ti ringrazio per l'invito, come sempre vi auguro un buon proseguimento di video, un saluto a tutti, ovviamente sempre calcio pazzo! La domanda che tutti ci poniamo e anche voi a casa è questa: Peppone avrà o non avrà la maglietta del Napoli nel prossimo video? Lo scopriremo solo guardando. Peppone ci racconta top e flop di Napoli San Pier d'Arenese. Doria. Ciao Andrea, grazie per l'invito. Allora, eccomi qui con i miei top e flop per quanto riguarda i giocatori azzurri del Napoli, ovviamente. Napoli che ha battuto per 2-0 la Sampdoria. Allora, per quanto riguarda i top, io metterei al primo posto Elif Elmas, centrocampista, che con la Sampdoria ha dimostrato tutta la sua poca esperienza alla fine, però ha dimostrato, diciamo, quasi di essere un veterano, perché no, per essere un 19enne ha dimostrato tanto, ha dimostrato personalità, ha dimostrato tempi di inserimento, ha dimostrato qualità, ha dimostrato i tempi del passaggio, quindi è stato il migliore in assoluto in campo. Poi metterei Mertens, un finalizzatore che io all'inizio ho sottovalutato, perché l'anno scorso Mertens si è iniziato a vedere verso marzo. E poi metterei Meret soprattutto per il primo tempo, che ci ha salvato parecchio, oserei dire il bucio del cul. Per quanto riguarda il flop, direi amaramente metterei Koulibaly e Fabian Ruiz. Purtroppo Koulibaly si vede, è ancora in ritardo di condizione, però anche se a sprazzi nel secondo tempo soprattutto abbiamo visto il vero Koulibaly. Per quanto riguarda Fabian Ruiz, quello è il suo modulo, il mediano, però ha sbagliato troppi passaggi tecnici a mio modo di vedere, troppi passaggi che hanno consentito alla Sampdoria di ripartire. Questi sono i miei top e flop per quanto riguarda il Napoli, un saluto a tutti, forza Napoli sempre, ciao a tutti, ciao Andrea e bla bla. Vogliamo sentire Bast se e come ha assorbito la sconfitta in casa del suo Genoa contro l'Atalanta di Gasperini, un ex, ricordiamolo sempre. Gli amici di Calcio Pazzo, sono tornato qui per dire il migliore e il peggiore del Genoa nel bel mezzo di un bosco, perché sono scappato da Genova e sono ritornato nel meandri dei boschi, è una cazzata. Allora, sono qui per dirvi i migliori e i peggiori del Genoa. Direi che il migliore del Genoa è stato Criscito, soprattutto perché è riuscito a tenere la palla, a farla andare, a fare il gol decisivo, che poi vabbè, purtroppo con Zapata che ce l'ha infilata sto al set non è stato proprio così decisivo, però è riuscito a batterlo con freddezza. E direi che il peggiore, se si può andare a vedere, è Sean, perché Sean ha patito veramente il caldo ligure, perché non si è visto praticamente mai, cioè ha giocato, ha provato, ma si vedeva che comunque insieme agli altri lui e le Ragler. Spostiamoci dall'altro lato e andiamo a sentire la controparte, il povero Giampi. Io lo chiamo il povero Giampi perché 3 partite, 3 sconfitte, una fracca dei gol presi, anzi che comunque il Napoli ci è andato leggero, anche se vedo che dei piccoli miglioramenti, ma troppo piccoli. Comunque la Sampdoria non può stare in quella posizione di classifica. Sentiamo cosa ci dice su top e flop Giampi. Ciao a tutti amici da Giampi e da Batte, un saluto agli amici di Calcio Pazzo, ben ritrovati, e un saluto anche ad Andrea. Un saluto. Allora, andiamo ad analizzare i top e flop appunto di questo Napoli-Samp, purtroppo persa per 2-0 dalla Samp. Allora, partiamo dal top. Di sicuro è Fabione Quagliarella. Fabio Quagliarella è un giocatore che ci mette sempre l'anima in campo, corre come un ragazzino, a differenza appunto di chi è più giovane, veramente lui è incredibile. Però direi che comunque una nota di merito come top la merita, sì, anche. Di sicuro Alex Ferrari. Alex Ferrari si conferma un ottimo difensore, secondo me la Samp in questo momento ha molto bisogno di difensori buoni come lui. Invece il flop è di sicuro Jason Murillo. Murillo si conferma un flop, sì. Si conferma un flop. Pessima prestazione. Pessima, veramente. Addirittura ha fatto meglio Vasco Reggini, che ieri si è ben comportato comunque nell'incontro col Napoli. Sì, ha fatto la sua partita. Ha fatto la sua partita, devo dire, comunque molto bene. Invece purtroppo Murillo si conferma, e lo ripeto, si conferma un flop. Quindi da questo è tutto. Un saluto a voi cari amici da Giampi e da Matte. Ciao a tutti.
Ed ora ragazzi, un duo romanista, sarà che io chiaramente sono romanista, per cui mi lascio un po' prendere la mano, ve ne piazzo due in carrellata, uno attaccato all'altro, Valex Rossi e... Play Gatto! Ciao a tutti amici di Calcio Pazzo, migliori e peggiori di Roma Sassuolo, ve li dico subito ragazzi. Allora, i migliori, secondo me Mkhitaryan, diciamo un po' tutta la squadra, il migliore. Se devo trovare un peggiore, dico Pastore, perché non mi è piaciuto Pastore ieri e a me non piace proprio come giocatore. Che dire ragazzi, bella vittoria per 4-2, peccato per i due gol subiti, è sempre Calcio Pazzo. Eccoci qui ragazzi per i top e i flop di Roma Sassuolo. Allora, secondo me non ci sono stati veri e propri peggiori in campo, ma bisogna un attimo dividere tra primo e secondo tempo, perché nel primo tempo non ho visto, cioè ho visto pochissime, se non neanche una lacuna. Ecco, giusto sul palo di De Feo, un po' disattenzione, però ci può stare. Primo tempo, diciamo, hanno giocato tutti bene, soprattutto in attacco. Kluivert mi è piaciuto molto. Secondo tempo, invece, non mi è piaciuto Fazio. Vi posso dire, per me un flop è stato Fazio, ma non che fosse una cosa nuova. Di top, invece, si può vedere, Dzeko ha giocato bene per tutta la partita. Poi non è entrato, cioè quando è entrato Pastore non mi è piaciuto, ha pure sbagliato quel gol da pochi metri. Quindi diciamo, top, Dzeko, Mkhitaryan, poi Pellegrini che ha fatto 3 assist, Kluivert che ha giocato benissimo, e flop, Pastore e Fazio. Bella Calcio Pazzo, iscrivetevi al canale di Playgatto perché devo sapere veramente chi sono perché non lo so, non lo so. Cari amici di Calcio Pazzo, uno che è molto contento perché ha battuto fuori casa il Brescia, e parlo di San Morleo, e uno che non è contento per niente perché ha perso in casa contro il Lecce, e parlo di Calcio Toro. Ciao Cacciopaccio, e anche oggi e anche in questo video godo come un maiale. Perché abbiamo vinto col Brescia in un modo spettacolare. Primo tempo orribilante del Bologna, secondo tempo sicuramente migliore anche grazie all'espulsione, ma direi anche grazie al Bologna che ha incominciato a giocare a calcio. Per fortuna. Flop direi sicuramente Blerim Zemaili, completamente fuori partita, sbaglia tutti i passaggi praticamente, non ne azzecca una. Direi sicuramente il flop della partita è da 4, 4 e mezzo sicuramente. Mentre per quanto riguarda il top, non saprei, però sicuramente il migliore forse Rossolini, perché comunque cambia la partita, fa un assist e segna l'ultimo gol, quindi per il 3-4, quindi sicuramente Orsolini è stato quello che ha dato forse quel qualcosa in più rispetto agli altri. Sicuramente però ci sono molti giocatori che sono entrati nei top. Quindi sicuramente questo è il mio pensiero. Continuate col video. Ciao Calciopaccio da San Morleo. Ciao. Ciao a tutti ragazzi, un saluto da Calcio Toro per Calcio Paccio. Niente, sono qua a commentare purtroppo una sconfitta del Torino 2-1 in casa contro il Lecce, veramente disastroso il Torino di Walter Mazzarri con un 3-5-2 improponibile. Ancora una volta problemi con le piccole, ancora una volta problemi sugli esterni. Ansaldi, la mancanza di Ansaldi si fa sentire comunque, e anche a centrocampo, e soprattutto la non presenza di Nkoulou come centrale, come coordinatore della difesa, si fa sentire perché ci viene adatto. In ogni caso, migliore e peggiore in campo. Dunque, migliore in campo se la gioca Nizio Bonifazi, ma io voglio premiare Kevin per una prestazione comunque convincente da leader di carattere. Rischia solo quando se la sente, quando è sicuro di non sbagliare. Preciso negli interventi, sì, qualche errorino, ma insomma. Descrivere alla perfezione quello che è il difensore moderno. Qualche sbavatura la commette, ma in generale le prestazioni sono sontuose, sontuose, e questa è stata la prestazione di Bonifazi. Mentre peggiore in campo, Berenguer oppure Cicì perché magari non ha fatto tantissimi errori, però secondo primo gol, non mi ricordo, adesso ci penso, primo gol colpa sua. Non reattivo, non riesce a intercettare il pallone prima che arrivi a Farias. Francamente, non era troppo difficile, Nkoulou ce l'avrebbe fatta tranquillamente. Mentre Berenguer, non devo stare neanche qua a spiegare. Insomma, forse chi non tifa Torino non capirà, ma chi tifa Torino dei followers di Calcio Pazzo capiranno sicuramente il mio commento. Di conseguenza, un saluto a tutti, lo ribadisco, sempre forzatore. Speriamo vada meglio la prossima settimana, dai.
Io sono innamorato di questo format, ragazzi, perché mi ricorda il vecchio, ma anche oggi sicuramente, ma quello di una volta, il 90° minuto di una volta, quello condotto da Paolo Valenti. Molti di voi manco sanno di che cazzo sto a parlare. Andatevi a documentare su YouTube, 90° minuto, Paolo Valenti, e vi rituffate nel calcio di una volta. Io ringrazio tutti gli amici YouTubers che sono intervenuti, come sempre noterete che io faccio una sorta di turnover perché altrimenti verrebbero trasmissioni di 30 minuti e passa, mentre invece così più o meno ci stabilizziamo magari intorno al quarto d'ora, ma non so quanto abbiamo fatto perché il montaggio ancora lo devo fare, però comunque ringrazio tutti sempre della disponibilità e soprattutto della competenza. Un saluto e sempre caccio paccio.